Bella a tutti ragazzi, ho sputato, siamo qui e tu ti sei fatta male il gomito. Sì, beh, sì, molto siamo bene. Qui con un gameplay di video minchiate numero 5, Gentleman Dispute. Così, come vogliamo fare i bimbi minchia oggi? Però non quei bimbi minchia, no. I bimbi minchia, così, no, i Rider Midnight, sì, fanno i bimbi. Vogliamo fare a ogni vittoria, cioè chi vince un pan di ste. Allora, non possiamo fare pubblicità, quindi pan di stalle. Quindi proprio fa schifo, cioè vabbè, comunque è buonissimo. Sono pan di stelle. Esatto. Bene, tu chi sei? Quello io assiste. Sono il baffone. Daniel Day-Lewis, io sono... Ma qual è l'obiettivo del gioco? L'obiettivo è fare cascare il cappello all'avversario. Ma perché sto facendo così? Perché, porco... Ma dai! Non ho capito. Dai che ti... Ma non capisco. No, ti devo scappellare, quindi ci dobbiamo scappellare, dobbiamo riuscire a scappellarci. Eccolo, no, madonna mia, grande! Ci ho provato tre zitti, ore! Zitti, dammi il pan di stelle. Ah. Un bel cavaliere, vengono a me. Ma scusami, ma io non capisco come si fa. Ah, ma io ho completamente da. Ma non ti prenderò mai. Ah, muori. Grande stello. Tutte in una volta, tra l'altro. Aspetta! Io comincio. Come ti ho evitato? No! Posso rimanere qua quando cazzo voglio. Vieni qua, vieni. Vediamo. No! No! Un altro pan di stelle. Ha fatto finta, non se l'è preso veramente. Stavolta ti ghiappetto. Sì! No! Io sono da 3 ore per mangiare un pan di stelle. No, ma porca di una troia. Dai. Io sono un gentleman migliore di te. Ragazzi, ma dico, non hanno io niente di meglio da fare questi gentleman dell'Inghilterra dell'Ottocento, tipo prendere la peste. No, 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 no. Mangiati un altro pan di stelle. Ma allora, come punizione te li mangi tu. E sono il campione universale. Devo dire che la faccia è distrutta, è esattamente la tua. Beh, io devo farne un'altra. Tu vuoi farne un'altra per mangiare, mi sa. Esatto. Allora, ma non hai capito che cerchiamo, io sono... cerchiamo di imitarli però. Ma bene, che... signore, che adesso le levo il cappello. E alla cappella, il cappello. Signore, levi il ball. Parliamo in inglese. Now I'm going to fuck you in the non ass. Non diciamo brutte parolacce. Brutte parolacce, attenzione. Minchia. Non so girarmi più. Ma come fanno a volare questi? No, cioè, io non ho capito poi. Quel ciabattino che c'è lì dietro, perché non si chiede? Ma come fanno questi signori a volare, a combattere per dei cappelli? Gente, poi... dammi i pan di stelle. Ma senti, fanno si votano i pan di stelle, sono troppo fomentato. Ah! No! Grande! Ma perché infierisci? Overkill! Dai, cazzo, ma cioè, che cazzo! Sono bravissima, non lo so, proponetemi per un campionato. Oh, questa è stata da campione di quelle della Madonna! Dai! No, ci sei cascata di nuovo! A tradimento! No! Bastardo! Grande ragazzi, questo è stato proprio un attacco veramente da gladiatore. No, ci stai cascando! Da gladiatore, no! Io ormai ho la tecnica, capito? No! Una campionessa mondiale arrivò. Ma perché io ho il coso di testa? Arrivò, pan di stelle. E tu no, la pipa, come vedi tu, ecco, questa è la pipa, devi fumare. Non fumo, non trovo la pipa. Niente. La pipa, dov'è? No, questa proprio. Lasciamo perdere. Rivincela. Andiamo per quella che in inglese dell'Ottocento si diceva la bella. La beauty, no? Non la bella. La beauty. La beautiful, volevo dire. Ecco, è già subito. Io non capisco perché tu ci tieni a perdere. Però continua a volare. Posso dirti cose volgari, no? No. Perché me vuoi dire tipo in pseudo inglese? Siamo dei gentleman, no? Ti sei stato proprio fermo. Sei stato fermo per le 6, scappellami tutto. E vai! Grande, se ne va. Perché a me mi spunta il cerotto e a te no? Perché? Cioè, io quando tu mi fai male proprio. Non colpisco, ma quando colpisco faccio. Ah, quindi anche coi piedi tipo. No, in realtà no, in realtà è cappello contro cappello. Sì, però. La cosa bella è il grande. Dito, è il dito così all'omino sì, è vero, sentenzioso. Omino sentenzioso. Attenzione. Non c'è. Au! No! Muori! Bastava! No, ma come? Ti sei suicidato e ho rivinto, è inutile che ci ritenti. Perché ormai ovviamente. Tu sei un po' ferito, ecco.
Ragazzi, i pandistelle, scusate, i pandistelle poi a un certo punto c'è il retrogusto di mucca. Ma sai quante calorie sono? Non ho fatto un cazzo. Bene ragazzi, se vi sono piaciuti i pandistelle mettete like, andatevi a comprare al supermercato. Per ogni pacchetto che comprerete di pandistelle a noi ci danno un pandistello in omaggio nella prossima confezione. Non è vero. Oggi su YouTube siamo ridotti a questo. Siamo dei money grabber. Non è vero, si fatta i pandistelle, si fatta chi è li fa. Vabbè, denunciano. Ah giusto, la Mulino Blanco, che non è quello. Ma salutiamo bene, Mulino Bianco. Ha vinto Midra, ma tanto questa non era una sfida, la sfida arriverà o domani o dopodomani, insomma. State qui, seguite il canale. Anche perché tocca a lui fare la penitenza. Già. Divertente, divertente. Ciao a tutti. Alla prossima.